Il maltempo ostacola le operazioni di ricerca dei dispersi e del recupero dei cadaveri sotto il barcone affondato oggi nell'isola. La presidente della Camera, Laura Boldrini, che ha visitato il centro di accoglienza, iniziate le prime operazioni di trasferimento degli scampati al naufragio. Il GIP di Ragusa rimette libertà 5 dei 7 presunti scafisti arrestati dopo il tragico sbarco di Scicli, in cui il 1 ottobre scorso morirono 13 migranti, ma la procura ha già annunciato ricorso contro questa decisione. La procura di Palermo apre un'inchiesta per la morte avvenuta in Spagna del cameraman palermitano Mario Biondo. Tanti dubbi dei familiari che non credono alla tesi del suicidio. Fino a domani a Palermo la Kermesse No Smog Mobility, giunta alla sua terza edizione, dedicata ai temi della mobilità sostenibile. Si parla di sicurezza stradale, di consumi, di car sharing e di sistemi per vivere una mobilità sempre meno inquinante. Buon pomeriggio, prima edizione del TG Med, ricerche sospese a Lampedusa, le ricerche dei naufraghi, di eventuali scampati, ovviamente è una valutazione tecnica perché sappiamo che non è così, sospese anche le operazioni di recupero dei corpi che si trovano ancora dentro e sotto il barcone affondato, tutto questo a causa del maltempo. Oggi sull'isola la Presidente della Camera Laura Boldrini. Di tutto questo e di tanto altro, come sempre, parleremo tra un attimo dopo una brevissima pausa. C'è un giorno nella tua vita in cui gli occhi di tutti sono puntati su di te e tu vuoi essere stupenda, bellissima. Agostino Neri, gli abiti da sposa che ti fanno sentire unica. Agostino Neri, gli abiti da sposa più belli ed esclusivi, preziosi e delicati. Agostino Neri è in via Roma 274 accanto al Teatro Biondo. La Golden Cars è il punto di riferimento per Palermo e per tutta la Sicilia, per tutti coloro che sono amanti delle belle auto: Cabrio, SUV, berline, Mercedes, BMW, Ferrari, Range Rover e tante altre. Ampio parco auto, con autovetture nuove e usate, delle migliori marche. Golden Cars, via Circonvallazione di Monreale, Palermo. Info line 091 668 8937. Non funziona il decoder. Centro del telecomando. Non si apre più il cancello. Centro del telecomando. Lo smartphone e il tablet ti sono caduti in acqua. Centro del telecomando. Si bloccano i tasti del climatizzatore. Centro del telecomando. Vuoi recuperare i dati del tuo cellulare? Centro del telecomando. Troppi telecomandi? Meglio uno solo più piccolo. Centro del telecomando. Da 50 anni, soluzioni veloci ed economiche. Riparazioni, duplicazioni, sostituzioni chiavi e radiocomandi anche codificati. Devi cambiare a vista e cover della chiave della tua auto? Semplice! Centro del telecomando. A Palermo, via Tommaso Gargallo 14, tra via Libertà e via Marchese di Villa Bianca. Info 091 30 29 40. Rescaf, azienda leader nel settore delle scaffalature metalliche, presente sul mercato fin dal 1967. Una tradizione di qualità e una costante attenzione ai nuovi bisogni di una clientela sempre più esigente sono la forza di questa grande realtà siciliana. Visitando il nostro sito www.rescaf.com troverete diverse promozioni nella sezione e-commerce. Rescaf è a Palermo, in Viale Regione Siciliana 2306. Per info www.rescaf.com. Si sa, i tempi sono duri e Urk è sempre rimasto al verde. Anche Urk ficcia Irnata e ha risolto con affari in oro. Contante all'istante. È meglio l'uovo oggi o la gallina domani? Da oltre 50 anni produciamo uova fresche di giornata e ortaggi coltivati in maniera naturale. Casa dell'Uovo, vendita al dettaglio, via Partenna Mondello 39I, Palermo. Info 091 530632.
E allora subito a Lampedusa, dove questa mattina sono state sospese le ricerche dei dispersi, anche se sarebbe più appropriato parlare di recupero dei cadaveri, almeno di quelli che si trovano dentro e sotto il barcone affondato. Tutto questo a causa del maltempo. La procura di Agrigento intanto ha smentito la notizia sui ritardi nei soccorsi dei naufraghi. Oggi sull'isola c'è la presidente della Camera, Laura Boldrini. Subito Luca Salerno. Sono ferme ormai da 24 ore le ricerche delle rimanenti vittime del naufragio avvenuto giovedì davanti a Lampedusa. Il forte vento di scirocco e il mare forza 4 hanno impedito ai sub di immergersi nel punto in cui è affondato il peschereccio. Le ricerche vanno dunque avanti, al momento solo con gli aerei e gli elicotteri della Guardia Costiera e della Guardia di Finanza, che si alternano in volo per controllare il tratto di mare. Secondo il racconto dei sopravvissuti potrebbero essere 200 i cadaveri ancora sul fondale. Intanto altri 6 sommozzatori dei vigili del fuoco sono arrivati col traghetto Pietro Novelli portando un furgone carico di attrezzature da Reggio Calabria. I sub infatti parteciperanno con i loro colleghi già sull'isola alle operazioni di ricerca dei corpi quando le condizioni meteo lo permetteranno. Intanto 5 pescherecci lampedusani hanno sfidato questa mattina il mare Forza 5 per andare a deporre una corona di fiori vicino al punto del naufragio. Un momento emozionante e commovente anche per i 50 uomini del mare che erano a bordo e che ogni giorno escono per le battute di pesca e spesso tornano con migranti salvati nel canale di Sicilia. I pescatori salvano vite, ha detto Toto Martello, presidente del Consorzio dei Pescatori. Rispediamo al mittente le accuse di non aver soccorso gente che stava morendo in mare. Intanto continuano i trasferimenti dal centro di accoglienza di Lampedusa, 2 in tutto quelli fissati per questa mattina, il primo di 40 persone sul traghetto di linea per Porto Empedocle, l'altro di 100 con un ponte aereo per Crotone e Foggia. Al centro di Contrada Embriacola a Lampedusa rimangono dunque 925 persone. Intanto sul profilo delle indagini la procura ha smentito l'esistenza di un'inchiesta sui soccorsi prestati in mare ai migranti. Lo si apprende da fonti giudiziarie, sottolineando che alcun fascicolo è stato istruito né su civili né su militari né tantomeno sulle forze dell'ordine. La cronaca di queste ore ci parla anche di tante storie che si intrecciano, quelle dei migranti scampati al naufragio, quelle dei soccorritori, quelle dei lampedusani che da 3 giorni condividono le dimensioni di questa tragedia. La vita di quest'isola è scandita purtroppo dai tempi di chi bussa alle porte dell'Europa, come ci dice Andrea Tutto il Mondo, corrispondente della TM News da giovedì a Lampedusa. Dovremmo averlo in collegamento. Andrea, buongiorno. Buongiorno a te Luigi. Allora, qual è il clima che si respira in queste ore frenetiche e che noi abbiamo definito di coinvolgimento totale di tutti coloro che stanno sull'isola, soccorritori e lampedusani? Sì, dici bene, è un coinvolgimento totale, però bisognerebbe puntualizzare un particolare, ovvero la tragedia non è accaduta 2 giorni fa, la tragedia è iniziata 2 giorni fa, esattamente giovedì alle 7:13 di mattina, quando sono partite le prime motovedette, e da allora il clima di tragedia che si continua a respirare per le strade, incrociando gli sguardi dei lampedusani, così come dei soccorritori o dei naufraghi appunto, testimoniano questo, che non è affatto né un giorno dopo né 2 giorni dopo, ancora in queste ore è in corso la tragedia, accentuata dal fatto che le ricerche sono ferme, come saprete, per le condizioni del mare che lo proibiscono. Vivere in queste ore con la coscienza che a poche centinaia di metri da noi ci sono centinaia di corpi sotto il mare e altrettanti in un hangar in attesa di una sepoltura non consente di vivere in una condizione di tregua, soprattutto adesso che si comincia a vedere queste bare che sfileranno dall'hangar per cercare una degna sepoltura, ripeto. È una situazione che ci descrivi molto bene. Ti chiediamo in conclusione, visto che i lampedusani innanzitutto, ma non soltanto gli abitanti dell'isola, chiedono risposte. Sull'isola oggi c'è la presidente della Camera, Laura Boldrini. Che tipo di richieste sono state avanzate alla terza carica dello Stato?
Beh, al presidente Boldrini, che loro hanno imparato a conoscere già ben prima, perché lei era impegnata proprio sull'isola con l'UNHCR, hanno rinnovato la richiesta che queste tragedie non accadano più, cercare di adottare un sistema Frontex che possa marginare il fenomeno che purtroppo continua ed è tangibile, soprattutto in queste occasioni. Quindi il Presidente tornerà a Roma con la richiesta, ad esempio, di il gestore di un bar che dice: io vorrei avere la possibilità di accogliere in casa una famiglia, ma non posso farlo perché passerei guai. Letteralmente ci diceva così, ci ha fatto l'esempio del pranzo di Natale che non è riuscito ad offrire perché non aveva le autorizzazioni necessarie, e così tante altre. Quindi cercare una volta per tutte di assottigliare il gap tra la vita reale della gente che muore in mare e questo imponente mostro che sono le istituzioni, la burocrazia e quant'altro, che in questi momenti si fa sempre più forte. Grazie allora ad Andrea Tutto il Mondo per la cronaca e per la testimonianza. Buon lavoro naturalmente per chi è a Lampedusa. Grazie ancora. Noi continuiamo con il giornale, perché il GIP di Ragusa intanto ha convalidato soltanto l'arresto di 2 dei 7 scafisti fermati il 1 ottobre scorso da Polizia, Carabinieri e Guardia di Finanza all'indomani dello sbarco in cui annegarono 13 migranti sulla spiaggia durante uno sbarco a Scicli, appunto. Il giudice per le indagini preliminari ha disposto la scarcerazione di 5 siriani di età compresa tra i 25 e i 32 anni, ritenendo credibile la loro tesi di avere soltanto collaborato alla navigazione del peschereccio sul quale erano in qualità di passeggeri. Contro questa decisione la Procura di Ragusa ha annunciato che presenterà ricorso al Tribunale del Riesame di Catania. Siamo adesso alla politica, perché in questo sabato c'è spazio anche per i temi della politica che si intrecciano tra politica nazionale e politica regionale. A Palermo è riunita la direzione regionale dell'UDC e per il segretario Pistorio la tenuta del governo Crocetta non è in discussione. C'è un'evidente difficoltà di dialogo tra Crocetta e il PD, ma questo, dice Pistorio, è da collegare ad una dialettica interna al Partito Democratico. Da parte nostra continua c'è l'impegno a sostenere l'azione del governatore alla luce di un patto elettorale impegnativo. Pistorio poi ha escluso, almeno per il momento, un rimpasto di governo, chiedendo all'assessore all'economia Bianchi di rimanere al proprio posto. Di rimpasto di governo, semmai, ha concluso, se ne potrà parlare dopo le elezioni europee, quindi si guarda già alla primavera. La Procura di Palermo ha aperto un fascicolo, finora a carico di ignoti, sulla morte del cameraman Mario Biondo, che secondo le autorità spagnole si sarebbe impiccato nella sua casa di Madrid la notte del 30 maggio scorso, quando il suo corpo fu trovato appeso ma con lividi sulle gambe e un graffio nel braccio. L'uomo, la cui famiglia vive nel capoluogo siciliano, si era sposato nel 2012 con la nota conduttrice televisiva spagnola Raquel Sánchez Silva, di 40 anni, conosciuta in Honduras durante la versione spagnola dell'Isola dei Famosi. I familiari di Biondo hanno sempre contestato la tesi del suicidio, criticando le autorità spagnole che hanno già archiviato il caso. Adesso l'apertura di un'inchiesta della Procura palermitana, coordinata dal procuratore aggiunto Maurizio Scalia e affidata al sostituto Geri Ferrara. Cambiamo argomento, parliamo della No Smog Mobility, la terza edizione della manifestazione dedicata alla mobilità ecosostenibile, che è iniziata ieri a Palermo e che terminerà domani sera. Gualtiero Sanfilippo. A Palermo l'unica rassegna siciliana dedicata alla mobilità ecosostenibile. Al Foro Italico il pubblico ha potuto ammirare i nuovi prodotti ecosostenibili a basso consumo del mercato dell'automobile, con la particolare attenzione per l'energia verde. Dalla BMW i3 alla nuova Nissan, dalla Fiat 500L alla Ford Focus 100% elettrica. Alla NK Hotel di Palermo, invece, si sono ritrovati tutti gli imprenditori del mercato a quattro ruote, che hanno esposto le nuove teorie e le nuove scoperte che aiuteranno le città a ridurre gli alti tassi di inquinamento. E bisogna riconoscere al mercato, all'industria dell'automotive, intanto, di essere quella che ha maggiormente investito nel riciclo, ha investito nella riduzione dei gas tossici, ha investito nella riduzione dei consumi, e invece ingiustamente, ed è quello di cui abbiamo parlato per esempio ieri, i veicoli a motore, l'automobile in particolare, vengono sempre additati come fonte principale causa di inquinamento. Studi scientifici spiegano che non è assolutamente vero, quindi bisogna raccontare
fare le cose esattamente per come stanno. C'è ampio spazio per dare una grossa mano all'economia siciliana. In questa occasione è stata anche presentata la nuova flotta elettrica dell'AMAT, che sarà al servizio dei cittadini palermitani, insieme all'offerta potenziata dei sistemi di car sharing con la nuova formula Io Guido. Noi abbiamo già acquistato e domani le presenteremo 10 nuove vetture, sono delle 500L, che vanno ad aumentare la flotta, che arriverà a 46 unità. Abbiamo progetti e programmi per l'anno nuovo, perché insieme coi fondi del Ministero dell'Ambiente, insieme con l'assessorato comunale all'ambiente, abbiamo un progetto molto importante che porterà la flotta, aumenterà la flotta delle auto di 80 unità, e tra queste 80 unità ci saranno auto elettriche, e quindi questo come dire, contribuirà a diminuire l'immissione di gas nocivi all'interno della città. Subito un'altra brevissima pausa, tra poco. Rescaf, azienda leader nel settore delle scaffalature metalliche, presente sul mercato fin dal 1967. Una tradizione di qualità e una costante attenzione ai nuovi bisogni di una clientela sempre più esigente sono la forza di questa grande realtà siciliana. Visitando il nostro sito www.rescaf.com troverete diverse promozioni nella sezione e-commerce. Rescaf è a Palermo, in Viale Regione Siciliana 2306. Per info www.rescaf.com. C'è un giorno nella tua vita in cui gli occhi di tutti sono puntati su di te e tu vuoi essere stupenda, bellissima. Agostino Neri, gli abiti da sposa che ti fanno sentire unica. Agostino Neri, gli abiti da sposa più belli ed esclusivi, preziosi e delicati. Agostino Neri è in via Roma 274 accanto al Teatro Biondo. La Golden Cars è il punto di riferimento per Palermo e per tutta la Sicilia. Per tutti coloro che sono amanti delle belle auto. Cabrio, SUV, berline, Mercedes, BMW, Ferrari, Range Rover e tante altre. Ampio parco auto, con autovetture nuove e usate, delle migliori marche. Golden Cars, via Circonvallazione di Monreale, Palermo. Infoline 091 668 8937. Mobil Domus Arredi vi propone soluzioni attuali per arredare la vostra casa, con l'intramontabile classico, il fascino dei mobili in stile, l'innovazione continua del moderno e contemporaneo. Da Mobil Domus vivrete la scoperta di esclusive cucine Mobil Turi, classiche e moderne e in differenti colori e finiture, con soluzioni compositive su misura. La fantasia e la creatività delle camerette Spar Junior. Mobil Domus, corso di 1235 a Palermo, di fronte Ponte Ammiraglio. La burocrazia è un problema? A Palermo è un piacere affrontarla con l'Ufficio IN. Riabilitazioni civili, cancellazioni blacklist, certificati del Tribunale quali casellario generale. L'Ufficio IN si occupa inoltre di richiesta e ritiro sentenze civili, penali, certificati immobiliari e mobiliari. L'Ufficio IN è anche cartolibreria articoli da regalo. L'Ufficio IN a Palermo lo trovi in via Pagano 18 accanto al Tribunale e in via Morozzo della Rocca 12A accanto Università. Vialdi presenta il materasso Ergo Memory, progettato per garantirvi il massimo del comfort. Altezza 23 cm, uno strato di memory con 12 zone a portanza differenziata e due strati in tecnopolimeri per un supporto ortopedico. Fuori, un guscio in morbida ciniglia di puro cotone sfoderabile e lavabile. Un concentrato di tecnologia a soli 399 euro nella versione matrimoniale e 299 in quella singola. Vialdi. Innovazione, tecnologia, estetica, benessere. I nostri quattro assi per garantirvi sempre un acquisto sicuro. Intime Armonie, abbigliamento intimo per uomo, donna e bambino, per chi cerca dei capi di ottima qualità made in Italy. La Intime Armonie propone le migliori marche: Naio Leari, Baci Rosa, Griffino, Nouvelle Donna, Griff, Combat, Nazionale Italiana e tante altre. Intime Armonie, scopritevi più belli, i vostri desideri non possono aspettare. Intime Armonie, infoline 0883 55 93 74. Visita il sito www.intimearmonie.it.
Tagliare i fondi allo sport significa tagliare anche fondi al sociale, ad una delle principali risorse contro l'illegalità. Il tema è stato in questi giorni al centro del Festival della Legalità che si svolge a Palermo, a Villa Filippina. Noi ne abbiamo parlato direttamente con il presidente del CONI regionale, che è intervenuto anche sulla recente vicenda surreale del pallone, del cosiddetto pallone di Viale del Fante. Sentiamo. Oggi è un momento di grave crisi economica che colpisce tutta la società, ma con lo sport sicuramente sono stati impietosi, quindi noi quest'anno rischiamo in Sicilia di non, come mondo sportivo, e parlo di parecchie decine di migliaia di società sportive, di non ricevere assolutamente alcun aiuto pubblico e aiuti privati e non abbiamo ormai da molti anni, vista la crisi. Mi auguro che questo possa cambiare. Stiamo preparando una legge quadro sullo sport che prevede che proprio interventi sull'aspetto sociale dello sport, perché basta dare un pallone a bambini di nazionalità diverse, questi socializzano immediatamente e quindi lo sport ha un grande valore sociale e un grande fenomeno aggregativo. C'è tanta curiosità attorno all'edificio di Viale del Fante, il pallone appunto, che insomma il CONI era interessato, però non è catastato. Qual è il suo pensiero? È l'argomento del giorno, io preferirei non esprimere un pensiero, io esprimo solo un augurio e una fiducia nelle nostre istituzioni che possano rimediare a questo inconveniente. Non so come sia potuto succedere tutto ciò, però dico, abbiamo davanti il futuro gli errori si possono rimediare. Mi auguro che il Comune, l'assessore Bazzi, possano immediatamente renderlo fruibile dai cittadini, così come lo è stato per 20 anni. Sappiamo lì ci sono stati gli uffici comunali, mi auguro che adesso per altri 20 anni ci possa essere il mondo sportivo, i nostri giovani che possano fare attività motoria, di ginnastica e di scherma. Presentata al club canottieri Rogero Di Lauria la nuova Range Rover Sport, parliamo quindi di auto, vediamo. Questa sera in effetti in anteprima in Sicilia Jaguar Land Rover Italia in collaborazione con il suo concessionario di Palermo, la nuova Sport Car, presentano l'ultima creazione Land Rover, la nuova Range Rover Sport, una macchina straordinaria che segna il passo in termini di tecnologia e qualità costruttiva, interamente realizzata in alluminio, con un risparmio di peso di circa 400 kg rispetto alla generazione precedente. Segno evidente che la partnership tra Jaguar e Land Rover sta dando frutti straordinari da un punto di vista e del design. Non a caso è stata definita una delle auto più belle realizzate e presentate nel 2013, sia da un punto di vista prestazionale. La leadership nella realizzazione di vetture in alluminio di Jaguar è diventato patrimonio comune anche di Land Rover. Come già detto, questo rappresenta il primo SUV sportivo al mondo interamente realizzato in alluminio. Una macchina in grado di affrontare qualsiasi prova su strada e in fuoristrada. Il Rogero Di Lauria si apre sempre alla città, specialmente con la nuova Sport Car che per tutta l'estate è stata sponsor delle nostre manifestazioni, l'abbiamo fatto con tanto piacere. Poi è una macchina che veramente fa piacere presentare, quindi abbiamo aperto il nostro giardino, la nostra villa e tutti i nostri soci saranno sicuramente felicissimi di partecipare a questo evento organizzato da la nuova Sport Car in maniera egregia. E per noi è un motivo di vanto dire che organizziamo di queste manifestazioni così prestigiose per la nostra città. Subito un'altra pausa, ci ritroviamo con il meteo. È meglio l'uovo oggi o la gallina domani? Da oltre 50 anni produciamo uova fresche di giornata e ortaggi coltivati in maniera naturale. Casa dell'Uovo, vendita al dettaglio, via Partenna Mondello 39 I, Palermo. Info 091 5306 32. La burocrazia è un problema? A Palermo è un piacere affrontarla con l'Ufficio IN. Riabilitazioni civili, cancellazioni blacklist, certificati del Tribunale quali casellario generale. L'Ufficio IN si occupa inoltre di richiesta e ritiro sentenze civili, penali, certificati immobiliari e mobiliari. L'Ufficio IN è anche cartolibreria articoli da regalo. L'Ufficio IN a Palermo lo trovi in via Pagano 18 accanto al Tribunale e in via Morozzo della Rocca 12A accanto Università. Perché
hai scelto Auto Europa? Perché Auto Europa ti dà sempre di più, il miglior servizio al miglior prezzo e poi sono ovunque. Ok, mi hai convinto. Roma, Milano, Torino, Palermo, Catania, Pisa, Firenze, Venezia, Bologna, Napoli. Auto Europa è veramente ovunque. Servizio impeccabile, staff efficiente, tariffe imbattibili. Auto Europa, l'autonoleggio low cost. Nella seconda parte della giornata, addensamenti sempre più consistenti con isolati rovesci. Temperature in calo, le minime stazionarie, le massime. Venti moderati meridionali, mari mossi o molto mossi. Per domani ancora nuvolosità compatta con piogge e temporali residui soprattutto lungo la fascia tirrenica. Temperature stazionarie, le minime e leggera flessione, le massime. Venti dai quadranti occidentali, mari mossi o localmente molto mossi.